Le attrezzature che un sub si deve portare quali sono nelle immersioni per la Haven così come in tutte le altre? Le immersioni, sia che per la Haven che per tutte le altre, questo naturalmente si consiglia perché l'Haven viene un po' presa come il simbolo dell'immersione dove tutto deve essere perfetto, giustamente qui deve essere tutto perfetto, e sicuramente la pianificazione dell'immersione dove si capisce che tipo di bombole utilizzare, quanti litri e che gas utilizzare. Nel caso di un'immersione a 40 metri aria, se si va più profondi, le miscele, e quindi calcolare che tipo di miscela, che tipo di narcosi avere, a che profondità operare e le bombole decompressive da utilizzare durante la decompressione. La pianificazione è importante per capire quanti consumi si hanno, che consumo si ha e quanto ci si deve portare di scorta di gas sotto per effettuare l'immersione. E sicuramente l'attrezzatura che necessita in delle immersioni impegnative, quindi tecniche, è diversa da quella che è un'immersione ricreativa. Un'immersione ricreativa ha bisogno di è possibile anche effettuarla con un monobombola da 15 a 18 litri, sicuramente una fonte illuminante, quindi una torcia, e un pallone, un reel, quindi una boa di segnalazione nel caso uno perdesse orientamento durante l'immersione nel relitto e dovesse staccarsi dal relitto e risalire in libera nel mare, quindi a una certa profondità, sparare questo spedaggio di modo che chi è attaccato su questo sito possa vederlo e andare a recuperarlo. Le attrezzature sono diverse, quindi in base alle profondità, in base alle immersioni, si fanno immersioni qua come in tutto il territorio ligure, in circuito aperto e in circuito chiuso. Circuito aperto significa con bolle, quindi con bombole e erogatori, circuito chiuso con autorespiratori come questo che ho io a fianco. La preparazione a terra è sicuramente diversa, perché una preparazione sulle bombole è una verifica dei primi stadi e secondi stadi, la pressione, le miscele e l'analisi delle miscele che è all'interno delle bombole. Nel circuito chiuso la preparazione è ben diversa, quindi il circuito chiuso è un macchinario più complicato e complesso e richiede sicuramente molta più manutenzione, più cura e più controllo prima, durante e dopo l'immersione. E noi facciamo effettuare dei check a tutti, quindi non permettiamo più che nessuno scenda in acqua se non fa una verifica, sicuramente fra di loro, come ci si insegna in tutti i corsi e per tutte le didattiche, quindi una verifica in coppia dell'attrezzatura, che sia in circuito aperto o che sia in circuito chiuso, e di tutta l'attrezzatura che si porta dietro e quella che si ha addosso e la funzionalità dell'attrezzatura. Finito questo controllo, noi facciamo un controllo per ognuno e per ogni persona, quindi di tutte le cose basilari e le più pericolose, se uno si dimentica, che possono essere fatte, quindi le bombole aperte, erogatori che funzionano, manometri che funzionano, pressione delle bombole e nel caso di circuito chiuso tutto quello che può essere nel circuito chiuso, quindi che la macchina sia accesa, che la DV nel caso ci sia aperta, quindi la DV è una valvola che inietta il diluente all'interno della macchina, del rebreather, bombola dell'ossigeno aperto, bombola del diluente aperto e macchina in on con la pressione parziale dell'ossigeno impostata in superficie, quindi per quello che serve l'immersione in superficie, quindi poi verrà il subacqueo, incomincia e si cambia le impostazioni e sceglie il range di pressione parziale dell'ossigeno in base alle profondità che fa, i tempi e quant'altro. Insomma, queste sono macchine complesse dove l'addestramento è sicuramente tutto un'altra cosa rispetto alle bombole, sono due cose completamente diverse, però insomma, le didattiche che rilasciano questi brevetti hanno degli standard che che mettono ben chiaro e addestrano i subacquei alla preparazione all'immersione. Allora, questo è un rebreather. Quali sono le differenze tra un circuito aperto e un circuito chiuso? Essenzialmente, quindi
molto semplicemente, spiegando semplicemente in poco tempo che cos'è un autorespiratore a circuito chiuso, è un sistema che ricicla il gas espirato. Quindi ha un canister dietro dove all'interno c'è un materiale assorbente e una testa che è la mente dell'autorespiratore. Qua dentro ci sono delle batterie, e un software, quindi un computer che ti permette di visualizzare la pressione parziale tramite i sensori dell'ossigeno e variare la pressione parziale durante l'immersione. All'interno c'è questo filtro che è il materiale assorbente che serve a abbattere la CO2 che c'è nel circuito chiuso, quindi che c'è all'interno del circuito che dove si respira l'aria. Quando si respira non si fa bolle, perché il volume è dato dal nostro volume interno dei polmoni e dei sacchi contropolmoni all'esterno. È un sistema a circuito chiuso, l'aria gira o il gas, dipende dalle profondità, viene filtrato, analizzato e in base alle profondità e in base alle necessità il software cambia la pressione parziale dell'ossigeno, aumenta o la diminuisce, quindi non inietta ossigeno se nel caso ce ne fosse sufficienza. È possibile anche agire manualmente tramite le valvole di immissione sia dell'ossigeno che del diluente, e la differenza sostanziale tra un circuito chiuso e un circuito aperto è che su queste macchine le bombole che vengono usate sono bombole piccole, quindi con due bombole da 3 litri si può effettuare fino a dalle 4 alle 5 ore di immersione nei casi estremi e esasperati, insomma. E non si ha problemi di inspirazione, quindi nel caso di consumo di gas e di elevata respirazione sott'acqua non si ha il consumo come si ha nel circuito aperto, quindi nelle bombole, ma si può tranquillamente respirare quanto si vuole, che la pressione dei manometri delle bombole non scende. Nel circuito aperto, quindi nelle bombole o in un bibombola o in un'omobombola, bisogna controllare ripetutamente la pressione che è contenuta all'interno delle bombole, perché il gas non viene inspirato e poi buttato fuori e riciclato, ma una volta inspirato viene buttato fuori e liberato fuori dall'acqua, quindi il gas si consuma e non si può più riciclare. Note positive delle bombole, che sicuramente hanno meno manutenzione e meno controllo di quello che sono le macchine a circuito chiuso. Le macchine a circuito chiuso hanno tante note positive, ma devono essere usate e controllate con una frequenza più alta e avere una manutenzione più alta di tutto quello che è il sistema, quindi i corrugati, i sacchi, i sensori e tutto quello che è contenuto nell'autorespiratore a circuito chiuso. Nelle bombole si fa la manutenzione, quindi là il collaudo delle bombole, il collaudo degli erogatori, primi stati e secondi stati, e si effettua ad un'immersione il risciacquo dell'attrezzatura nel caso si effettua un'immersione in acque salate, e il controllo degli erogatori che funzionino, dei manometri, e che non abbiano e non siano intaccati dalle corrosioni dell'acqua salata. Nel circuito chiuso invece non bastano più i controlli e ci sono tutta una serie di controlli molto più severi e accurati che devono essere fatti in una macchina a circuito chiuso.